Dopo il ricorso presentato dalla società Maiano Montevelino che ha riscritto la storia del girone A di prima categoria, siamo con il tecnico del San Pelino, Giuseppe Cerone. Mister, commentare questo amaro epilogo non è mai piacevole. Cosa non ha funzionato quest'anno? Quest'anno io ho avuto dei segnali già all'inizio del campionato e anche una settimana prima, 10 giorni prima dell'inizio del campionato, quando ho cominciato a vedere cose strane attorno alla mia società, personaggi particolari alla ricerca dei nostri calciatori, personaggi magari che millantavano qualcosa che probabilmente noi non sapevamo e magari di cui siamo venuti a conoscenza anche anche dopo, vabbè, ma sono segnali iniziali che poi supportati da altri segnali, vedi infortuni dei giocatori importanti nelle primissime partite di campionato, altri infortuni in corso d'opera, ragazzi che per motivi lavorativi non hanno potuto darci una mano, squalifiche, infortuni, discutibili posizioni arbitrali, ci hanno condotto a questa situazione, a questo epilogo di campionato. Fermo restando che io sono dell'avviso che quando arrivi ultimo non è mai demerito degli altri, ma è sempre demerito proprio. Diciamo che le responsabilità di chi gestisce e di chi va in mezzo al campo esistono sempre, però è chiaro che poi vai ad analizzare un pochino tutto e ti rendi conto che qualche conto non ritorna. Ripeto, l'ultimo episodio, quello che è successo domenica sia a Villa San Sebastiano che il giorno dopo e dopo 2 giorni. Noi avevamo raggiunto la possibilità di giocarci allo spareggio con Maiano l'ultimo posto, quello che ci avrebbe permesso di fare lo spareggio play-out, sempre con Maiano, e poi abbiamo visto che Maiano, grazie al fatto che ha fatto un ricorso per il tesseramento irregolare di un calciatore amatore non tesserato per la prima squadra della prima categoria, è riuscito a vincere a tavolino una partita. Invece io penso che sportivamente forse andava giocato sul campo, poi magari avremmo perso anche lì e allora ci saremmo messi tutti l'animo in pace e avremmo riconosciuto di essere stati scarsi sino alla fine, e questo purtroppo non ci è stato concesso. Se poi andiamo a vedere che cosa è successo il lunedì, il martedì, quando io non vado su Facebook, se ci vado sempre sotto suggerimento, ci sono state, voi non so se lo sapete, ma ci sono state dei messaggi, ci sono state delle conversazioni telefoniche tra vari giocatori di Maiano, di Villa San Sebastiano, che adesso saranno all'attenzione di chi di dovere probabilmente provare a fare un po' di chiarezza. Io non voglio assolutamente dire che deve essere fatta assolutamente giustizia, però quanto è successo domenica, cioè in occasione del fatto che una squadra pareggia sul campo il giorno prima, poi dopo 24 ore ti fa un ricorso con un giocatore, ripeto, stiamo parlando dell'ultima partita di campionato che deve sancire la retrocessione di una squadra. Se dopo il pareggio maturato sul campo, tu, ripeto, siamo di fronte all'ultima partita di campionato, tu mi fai un ricorso perché un giocatore di un'altra squadra, la squadra che tu affronti, è in posizione irregolare, tutti penserebbero, io ancora non lo penso fino in fondo, ma tutti mi hanno chiamato, mi hanno fermato per strada, ma tanta gente, mai non credevo che fosse così interessante questo discorso, ma tutti mi hanno detto che c'è qualcosa di strano nell'aria, e quindi molti, anche i miei ragazzi, la dirigenza, mi hanno sollecitato a non lasciare nulla di intentato, ma devo fare qualcosa per fare chiarezza assoluta. E io la farò, tutto quello che possiamo fare andremo a farlo. Sportivamente parlando, il San Pelino vuole giustizia. Guardate che questo non è
un fatto legato a una partita di calcio di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria, una partita amatoriale, mettiamoci dentro anche altri campionati dilettantistici, ma se voi ci pensate bene, questa è una beffa umanamente, io penso che non è da insegnamento per un giovane che vuole iniziare a giocare al calcio sentire queste cose che chiaramente vanno eventualmente a disamorarti da uno sport che è tanto bello. Questo non è calcio, ma è ben altro, insomma. Ripeto, io parlando pure con ieri con altre persone, sono dell'avviso che voglio ancora sperare che ci sia stata buona fede e basta, però adesso lo andremo a vedere. Io non sono affatto convinto che sia stata tutta malafede, però a questo punto vorrei che si dimostrasse che è stato tutto lecito, che è stato tutto chiaro. C'erano molte cose che non mi ritornano, insomma, e adesso abbiamo fatto i nostri passi con la società per fare ulteriore chiarezza. Colgo l'occasione in questa sede per salutare il mio grande amico Roberto Centi, che nei momenti difficili mi è sempre vicino sia sportivamente che umanamente. Il mio amico Roberto Centi dell'Aquila, che in un modo o in un altro è sempre disponibile nei miei confronti. Ti ringrazio. Signor Centi, questo testimonia che il calcio a questi livelli è soprattutto amicizia e aggregazione. Sicuramente dovrebbe essere più amicizia che aggregazione, perché il problema l'ha esposto bene a me, sicuramente mister Cerone, perché se a questo punto, al fine della partita, non sappiamo, o meglio, mettere un giocatore dentro al campo che non fa parte di quella rosa, che comunque, anche se è amatoriale, non potrebbe giocare in quella squadra, in quel momento quello, non vedo perché una società non prende, discipline verso certe situazioni, provvedimenti, certe situazioni, perché è chiaro che se il giocatore non può giocare, io non vedo perché la società la deve mettere. Se l'ha messa a proposito di che? Io solo questo dico.